niente, Maria sta nell'intro di questa video ricetta. Maria, la mangerai la parigina fatta da me? Sì. Ha detto sì, ma non avete visto la faccia. Andiamo a prendere Brunella. Brunella è irreperibile, ma è il suo piatto preferito. Questa parigina, Maria, se canti sotto mi danno il copyright. Amore. Sì, lei pulisce così. Niente, la parigina in 5 minuti e con 5 ingredienti. Lo so che Marco adesso dirà che sono la clickbettara. Sì, veramente sta parigina ci vogliono 5 minuti. Cronometra, Titone. Vedi che stavolta c'ho ragione. Allora, la videoricetta oggi è la parigina, ecco, non ricordavo cosa dovessi cucinare. Niente, abbiamo fatto un salto temporale perché dalla intro ad adesso sono passate 3-4 ore, Bruno. Perché praticamente sono andata a prendere Brian a scuola, l'ho portato a casa, ha mangiato, ha dormito e adesso sto approfittando, ho mangiato pure io, ho lavato i piatti e sto approfittando per fare la videoricetta adesso che Brian sta ancora facendo il riposino. Allora, prima di tutto ci vuole la pasta per la pizza per la base, poi la pasta sfoglia che andrà sopra, prosciutto cotto, l'uovo che andrà sopra la pasta sfoglia per farla dorare. Qui c'è passata di pomodoro, ma voi potete farlo anche con la polpa. A me piace con il pomodoro passato, anche se non la mangerò io perché ho la dissenteria e poi comunque oggi ho promesso a delle follower che iniziavo la dieta con loro e quindi vabbè. Comunque sto con un toast, prosciutto e sottiletta. Solo quello ho mangiato, perché raga, quello che mangio lo porto in bagno, parlando con rispetto. Qui c'è passata di pomodoro. Ci ho messo tante foglioline che adesso non si vedranno. Dove cacchio stanno? Vabbè, sono piccoline. Foglioline di basilico di Brian. Lui fece la piantina a scuola di basilico e la stiamo ancora usando. E io ho preso questo per metterlo nella parigina, però voi potete mettere anche le fette di mozzarella. Ho preso il filatello, vediamo com'è il risultato. E andiamo al procedimento. Allora, togliamo. Raga, sta piovendo. Sottile, sottile, ma tanto, tanto. Non si capisce sto tempo. Stamattina Brian è andato in piscina ed ora invece... al campo scuola intendo, e ora invece c'è pioggia. Allora, innanzitutto abbiamo lavato le mani perché questo è da precisare. Non potete percepire la settosità. Vabbè, sì, stavo facendo la cretina. Bruna, vieni un po' più qua che come cameraman fai. Lo devi mettere dritto il cellulare, Bruna. Ecco. Non so perché attaccaticcia, vabbè, io non sono abituata a comprare la pasta della pizza perché di solito qua la facciamo a mano, di solito la facciamo sempre a mano. Infatti mia mamma se guarda questo si incazzerà a bestia, cioè, ma perché non la potevi fare un po' di pasta tu? Che io la so fare, però mi scuccio, non ho tempo, non ho proprio tempo di mettermi, ma non ho nemmeno il tempo di farla crescere. Ecco qua, la lasciamo nella carta, no Bruna? Adesso mettiamo la fotocamera sul cavalletto così potrete vedere tutto il procedimento. Allora adesso mettiamo il pomodoro. Vi ricordo qui dentro c'è anche sale e basilico. Basilico potete anche non metterlo. Ecco, adesso sì che si vede il basilico. Prima non si vedeva. Allora, la parigina è il pezzo di rosticceria più piaciuto in questa casa. Antonio la adora. Ma forse una fettina gliela faccio mangiare proprio in live stasera. No, ma forse non arriverà alla live di stasera. Ecco qua. Bruna in sottofondo sta... aprendo tutte le confezioni. Allora, ci metterò prima questo, no Bruno? Allora, prendiamo il filatello. Dobbiamo coprire tutto il pomodoro.
Vi ripeto, voi potete mettere quello che volete, eh? Io ho voluto usare un po' e comprare questo, poi vi faccio sapere com'è. Eccola qua. Prendiamo il prosciutto e pure dobbiamo coprire tutta la parte del formaggio. Brunella, prendo la confezione della pasta sfoglia, si è accorta che era rotonda. E io invece dal supermercato ci ho messo 2 ore per capire quale fosse la quadrata, poi pensavo di aver capito quale fosse, ma ho sbagliato, come al solito. Allora, Brunella mi fa notare che c'è una falla, e quindi non un fallo, raga, una falla. Chiudiamo questo prosciutto che ne è troppo. Bruna ha tagliato, vedete, le estremità del fondo di pasta sfoglia così da farlo, insomma, un grosso modo rettangolare. Ora la prendiamo. E la adagiamo sopra. Adesso, allora, l'ho chiusa, all'improvviso la fotocamera ha smesso di girare video. Non ho capito perché, me ne sono accorta adesso. L'ho chiusa all'estremità facendo così, siccome l'impasto della sfoglia era rotonda, l'abbiamo un po' modificata, per questo è uscito tutto fuori. Però voi, vi raccomando, comprate sia l'impasto della pizza che l'impasto della sfoglia rettangolari, tutti e due andrete in amore, ok? Lasciate sempre lo spazio all'estremità, così non ci sarà la fuoriuscita di pomodoro come ho fatto io, però credo che sarà brutta, ma simpatica, ecco, come diciamo delle persone brutte, scrofe, insomma, una cosa del genere. Prendete una forchettina e fate i buchi sopra in questo modo. Ecco qua. Poi col pennello da cucina e le uova andiamo ad intingere tutta la pizza. Non passatelo appena appena l'uovo, mettetelo bene. Chissà dopo sarà smorta la pizza, proprio sembrerà Annabelle. Ecco qua. Anche gli orli, ecco qua. E adesso la mettiamo in forno. Mettere nel forno a 200 gradi preriscaldato per 20 minuti. Vai, Bruna. Brunella proprio. Ma chi ha messo sto coso di Natale qua? Oh, Gesù. È l'unica cosa che mi basta. E dovevi metterlo di Hello Kitty. Beh, ciao ragazze, top. Ciao ragazzi, top. Questa la slivo, gliela devono fare al cervello. Come hanno detto a me, top. Allora, raga, la parigina è questa. È un po' troppo dorata sopra perché stavo parlando al telefono con Marco ed Ema e mi ero dimenticata della parigina. Se non era per Ema che diceva, grava la parigina, no, la videoricetta. Cosa consiste? Cosa hai cucinato? E ti ho detto, oddio, ma mi sono dimenticata la parigina nel forno, ecco, ed è venuta così, però guardate che bontà. Stasera facciamo, ve la faccio assaggiare nel mentre si è svegliato Brian. Guardate com'è venuta bene, però. Cioè, questa Antonio stasera la divorerà. Arriverà da lavoro che ci avrà una fame incredibile, troverà questa, impazzirà, perché io non gli ho detto nulla. Magari in live gliela faccio mangiare, ma no, 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 se la mangio a tavola, magari la faccio assaggiare nel video. Buona, buona, buona. Follettina Creation, ti avevo detto che ti sfidavo culinariamente ed ecco, dovrai fare meglio di me. Top. La sfida per quanto riguarda il cibo l'ho fatta 3 volte, ho perso tutte e 3 le volte. Spero che questa volta vi andrà meglio. Follettina, devi fare peggio di me, perché per forza vi devi aiutare, perché non ho mai vinto nelle sfide culinarie qui su YouTube. Follettina
fallo per me se mi vuoi bene. Allora, quello che assaggerà la parigina, che è il grande estimatore delle parigine in giro per il mondo, è Antonio. Vado. Vai, assaggio. C'è assaggio? Si è carbonizzata un po', ma il gusto è buono. Solo assaggio? Sì. Mamma, sa, mi sa mezza pizza in bocca. Zanza. Dove ti sembra che hai gli occhi storti? Guarda qua. No, io tengo storto, ho un flash. Allora com'è? Buon. Come dice Bruna? Buon. Il book bag di Antonio è... Sembra Sasha Grey. Chi è Sasha Grey? Lasciamo stare, eh? Madonna, io voglio... Antonio! Allora, saluta questo video, il finale lo fai tu, poi metti la mano davanti alla fotocamera come faccio io, che parte poi l'intro. Ciao. Zombie apocalypse.